Allora, ragazzi, buongiorno. Sono sempre il professore Ferrara. Oggi parleremo del Sole. Abbiamo iniziato il nostro studio sulla scienza della Terra parlando della Terra. Oggi parleremo del Sole. Intanto iniziamo col precisare che il Sole è una stella. Il Sole è una stella. Questo spesso non è una cosa, diciamo, che viene dimenticata. Molti pensano che il Sole sia un pianeta, che il Sole sia un corpo celeste di altra natura. No, il Sole è proprio una stella a tutti gli effetti ed è la stella madre del Sistema Solare. Attorno ad esso orbitano gli 8 pianeti del Sistema Solare, compresa la Terra. I pianeti vi ricordo che sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e prima c'era Plutone, poi è stato declassato come pianeta. Il Sole è definito come una nana gialla. Adesso nella prossima slide, intanto qui è mostrata in questa slide uno spaccato astronometrico che ci fa vedere proprio la struttura del Sole in maniera simile a come vedevamo praticamente la struttura della Terra. E il Sole è definito una nana gialla. Perché nana? Il termine nana gialla è un po' ingannevole perché lascerebbe supporre che la luce del Sole sia una luce di colore giallo. In realtà non è così. La luce emessa dal Sole è una luce bianca, di un bianco candido, proprio bianca. Allora, perché noi vediamo praticamente questa colorazione leggermente gialla? Il sole, obiettivamente, se noi lo guardiamo, la sua luce ci appare come se desse sul giallo. È proprio perché c'è un contrasto della luce solare col colore azzurro del cielo, quindi è solo un effetto, però la luce solare è bianca. Poi perché diciamo che è una stella nana? Il termine nana da che cosa deriva? Il termine nana è usato perché il Sole non è una stella di grandi dimensioni, è una stella medio-piccola, medio-piccola. Quindi ci sono stelle che hanno masse che sono milioni di volte rispetto alla massa solare. Quindi il Sole fondamentalmente è una stella piccola. E i vari pianeti orbitano intorno al Sole. Vi premetto, anche se non studieremo in dettaglio, che le orbite dei pianeti sono delle ellissi. I pianeti descrivono delle ellissi intorno al Sole, e il Sole è uno dei due fuochi. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo sempre la stessa immagine con lo stesso spaccato. E vediamo subito appunto quali sono alcune peculiarità del Sole. Ecco, intanto ribadiamo che il Sole è a tutti gli effetti una stella, contrariamente a quello che si possa pensare, perché in genere nell'immaginario collettivo che cosa c'è? Che noi vediamo quei puntini che brillano con quella luminescenza, diciamo. Con quello sfarfallio luminoso che noi attribuiamo essere le stelle, pensiamo essere le stelle, e poi abbiamo il Sole che veniamo molto più vicino a noi per ovvi motivi e pensiamo che non sia una stella. No, il Sole è a tutti gli effetti una stella. Quindi ribadiamo ancora questo concetto. Essa ha dimensioni medio piccole. Ecco, adesso un dato importante, un dato saliente. Di cosa è costituito il Sole? Di cosa è fatto il Sole? Bene, gli studiosi hanno la certezza che il Sole sia costituito per un 75% da idrogeno e per un 25% circa da elio. Quindi gli elementi che compongono il Sole sono idrogeno ed elio. Noi abbiamo studiato anche chimica e abbiamo visto che l'idrogeno è il primo elemento della tavola periodica, ha un numero atomico pari ad 1, ha un solo protone nel nucleo. L'elio è il secondo elemento della tavola periodica e ha un numero atomico pari a 2, ha 2 protoni nel nucleo. Quindi l'idrogeno, il Sole, sarebbe costituito
per un buon 75% da idrogeno circa e per un buon 25% da elio. Ancora, andiamo alle dimensioni del Sole. Molti pensano che il Sole non sia poi così grande. Alcuni nell'immaginario collettivo, molti sono convinti che il Sole abbia quasi le stesse dimensioni della Terra. Non è così, non è assolutamente così. Allora, riflettiamo su un fatto. Il diametro del Sole è circa 100 volte maggiore del diametro della Terra. Che significa questo? Che se per esempio il diametro, facciamo un esempio in proporzione, se il diametro della Terra fosse un centimetro, il diametro del Sole sarebbe un metro, 100 volte maggiore, 100 centimetri formano un metro. Quindi, se immaginiamo la Terra come una sferetta avente un diametro pari a un centimetro, il Sole al confronto sarebbe una grossa sfera con un diametro pari a un metro. Ora, attenzione, il volume di un corpo non è direttamente proporzionale al diametro, il volume di un corpo sferico non è direttamente proporzionale al diametro, ma è direttamente proporzionale al cubo del diametro. Che significa questo? Significa che se il Sole ha un diametro 100 volte maggiore rispetto al diametro della Terra, il volume sarà 100 volte al cubo maggiore rispetto al volume della Terra. Ma 100 al cubo, 100 per 100 fa 10.000. 10.000 per 100 fa 1 milione. Ci siamo? Quindi il Sole è 1 milione di volte maggiore, il volume del Sole è 1 milione di volte maggiore rispetto al volume della Terra, il che significa che ci vorrebbero 1 milione di pianeti Terra per formare un corpo grande quanto il Sole. Quindi questo è abbastanza importante. Quindi perché molto spesso anche parlando in giro vedo che ci sono delle concezioni molto errate, ma molti sono convinti che lo vediamo grosso modo piccolo, e molti sono convinti che sia quanto la Terra. No, non è così, attenzione, il Sole ha un volume, un diametro 100 volte maggiore rispetto al diametro della Terra. Siccome il volume varia col cubo, è direttamente proporzionale al cubo del diametro, cubo significa elevare una potenza al cubo, significa elevarla alla terza, 100 al cubo fa 1 milione, il Sole è 1 milione di volte maggiore rispetto al volume della Terra. Quindi ci vogliono 1 milione di Terre per fare il Sole come volume. E questo voglio che sia abbastanza chiaro. Andiamo avanti. Qui torniamo a fare un esempio. Se, immaginiamo che di stare giocando a dadi con i giochi di con i giochi di società, dove ci sono i piccoli dadi che si lanciano. Immaginiamo che un dado mediamente ha uno spigolo lungo 1 centimetro. Se questo dado immaginiamo che fosse la Terra, il Sole in proporzione sarebbe un cubo avendo uno spigolo lungo 1 metro, quindi come una cisterna praticamente d'acqua sarebbe il Sole in proporzione. Questo ancora una volta per fare vedere che la differenza tra le dimensioni del Sole e quella della Terra sono notevoli, cioè praticamente la Terra sta 1 milione di volte dentro il Sole, cioè ci vogliono 1 milione di Terre per fare un volume pari a quello del Sole. Andiamo avanti. Ora, se voi avete fatto caso, nella parte sinistra dello schermo è comparso un puntino rosso di un certo diametro, molto piccolo, però se vi avvicinate allo schermo lo vedete, l'ho colorato proprio di rosso perché fosse visibile. E questo puntino rosso per noi rappresenta la Terra. Bene, ci mettiamo pure la scritta Terra così lo comprendiamo perfettamente. Quindi abbiamo questo puntino rosso che rappresenta la Terra. Ora io ho riportato un disegno fatto in scala, significa che realmente le proporzioni sono rispettate. Se quella è la Terra, se quel puntino rosso è la Terra, bene, ragazzi, il Sole
queste dimensioni. Quindi questo è il Sole. Io ho fatto in modo proprio che il diametro di questo puntino rosso fosse contenuto 100 volte nel diametro del Sole. Quindi le proporzioni sono proprio queste. Cioè, quindi come vedete, proprio il disegno, ripeto, è in scala. Cioè, se quella è effettivamente la Terra, quella rossa è la Terra, quello giallo è effettivamente il Sole, le proporzioni sono rispettate. Quindi vi rendete conto praticamente dall'immagine che questa Terra è veramente, veramente un puntino praticamente rispetto al Sole. La distanza tra la Terra e il Sole, naturalmente, però voglio precisare che le dimensioni non sono in scala per quanto riguarda la distanza. Cioè, se io avessi voluto rispettare anche le proporzioni per la distanza, questo puntino l'avrei dovuto disegnare molto più lontano dal sole, ma non c'era spazio nella diapositiva. Quindi l'effetto della scala è rispettato solo per le dimensioni dei diametri. Il diametro della Terra è contenuto 100 volte nel diametro del sole. Andiamo avanti. Vediamo adesso la composizione interna del Sole. Ripartiamo praticamente da quello spaccato astronometrico che abbiamo esaminato e vediamo praticamente che il primo elemento che caratterizza il Sole è il nucleo. È disegnato di colore praticamente molto, di un giallo molto acceso perché il nucleo ha delle temperature elevatissime. Le temperature nel nucleo raggiungono circa i 20 milioni di gradi. Perché è importante il nucleo? Cerchiamo di capire. Il nucleo è importante perché è il cuore pulsante del Sole. Nel nucleo avvengono proprio le reazioni nucleari di fusione, avvengono quelle reazioni dette di fusione nucleare, che alimentano il Sole. Cosa succede nel nucleo? Vediamo, questo è il nucleo. Vabbè, la freccetta è messa un pochettino sbagliata. Il nucleo costituisce la parte interna del Sole e, come dicevamo, i valori di temperatura al suo interno sono elevatissime. Sfiorano i 20 milioni di gradi. Quindi immaginate che un forno domestico al suo interno può raggiungere temperature di 300-400 gradi. All'interno del nucleo del Sole abbiamo 20 milioni di gradi. Ma la cosa importante del nucleo non è solo questa, è anche dovuto al fatto che il nucleo costituisce proprio la parte vitale del Sole. Perché? Al suo interno avvengono le reazioni nucleari. Ora, cosa significa reazione nucleare? E qual è la differenza tra una reazione nucleare e una reazione chimica? Allora, noi abbiamo fatto un bel po' di chimica. E in chimica abbiamo studiato una legge che si chiama legge di conservazione della massa, altrimenti nota come legge di Lavoisier. Cosa dice questa legge? Dice che in una reazione chimica la massa totale delle sostanze coinvolte nella reazione rimane costante. Quindi, se io prendo della legna e la brucio, si forma cenere, si forma anidride carbonica, si forma anche dell'acqua. Se io sommo la massa dell'acqua, della cenere, dell'anidride carbonica con la massa della legna e dell'ossigeno che hanno bruciato in partenza, queste masse sono uguali, la massa complessiva rimane costante. Ora c'è da fare una precisazione molto importante. Quello che vale per una reazione chimica non vale per una reazione nucleare, cioè all'interno del nucleo del Sole avvengono delle reazioni nucleari, non delle reazioni chimiche. Cosa accade? Accade che due atomi di idrogeno si fondono insieme per generarne uno di elio. Ora, mentre nelle reazioni chimiche la massa si conserva, come è noto, come abbiamo visto, questo non vale per le reazioni nucleari. Nelle reazioni nucleari, una piccola parte della massa che è coinvolta nella reazione viene convertita in energia. Secondo la nota formula di Einstein, è uguale a mc quadro. Quindi, quando questi due atomi di idrogeno si fondono formandone uno di elio,
In realtà la massa dell'atomo che si forma è un po' più piccola rispetto alla somma delle masse degli atomi che hanno determinato la fusione. Una parte di materia viene convertita in energia. Questa parte di materia che viene convertita in energia, secondo la formula E uguale a mc quadro, è proprio quell'energia che dà carburante al sole, che permette al sole di avere la sua vita, quindi di illuminarci, di essere al centro del sistema solare, di essere la fonte praticamente della nostra vita. Quindi questo meccanismo, appunto, qui ribadisce questo fatto, permette al sole di produrre notevolissime quantità di energia, perché dovete tenere conto che il sole già ha una vita di circa 5 miliardi di anni, brilla, è attivo già da 5 miliardi di anni, e che gli studiosi ipotizzano che vivrà almeno per altri 5 miliardi di anni. Quindi queste fusioni nucleari, questo fuoco nucleare che c'è nel nucleo del Sole, ha alimentato il Sole per 5 miliardi di anni e continuerà ad alimentarlo per almeno altri 5 miliardi di anni. Adesso vediamo le varie zone che caratterizzano il Sole. Riprendiamo quello spaccato astronometrico. Il nucleo l'abbiamo già visto e abbiamo parlato del nucleo. Adesso parliamo della zona radiativa. Che cos'è la zona radiativa? È una zona in cui l'energia luminosa emessa dal nucleo si propaga per irraggiamento, viene irraggiata lungo tutta questa zona radiativa. Ora, la propagazione per irraggiamento, la zona radiativa intanto c'è da dire che è molto vasta. L'energia prodotta dal nucleo, come dicevamo, si irradia verso l'esterno. In che modo? Per assorbimento e riemissione, cioè che cosa succede? La materia presente nella zona radiativa assorbe l'energia prodotta dal nucleo e la riemette, quindi per assorbimento e riemissione. Questa zona radiativa è molto vasta, quindi la luce impiega tantissimo tempo, ma proprio tanto, tanto tempo, per passare dal nucleo, per partire dal nucleo e superare questa zona radiativa. In particolare, l'energia che transita attraverso la zona radiativa, ripeto, poiché quest'ultima è molto vasta, impiegherebbe circa 10 milioni di anni, pensate, per attraversarla tutta e arrivare ad un'altra zona che è detta zona convettiva. Scusate, qui c'è un errore, lo dico per inciso. Non è concettiva, è convettiva, quindi c'è un errore di battitura. Quindi l'energia che transita attraverso la zona radiativa, poiché quest'ultima è molto vasta, impiega circa 10 milioni di anni per attraversarla tutta ed arrivare alla zona convettiva. Ecco che qui troviamo la zona convettiva. La zona convettiva è questa qua. Qual è la differenza tra la zona radiativa e la zona convettiva? La differenza sta nella modalità con cui si propaga il calore. Nella zona radiativa il calore si propaga per irraggiamento. Nella zona convettiva il calore si propaga per convezione. Che significa convezione? Nella zona convettiva ci sono dei gas, sempre idrogeno ed elio. I gas che sono più vicini alla zona radiativa si riscaldano e tendono ad andare verso l'alto. Nel momento in cui si trovano al limite della zona convettiva, raffreddano e riscendono. Quindi il moto convettivo prevede una circolazione di gas che procedono dalla zona radiativa e attraversano tutta la zona convettiva e ridiscendono, quindi un ciclo.
Il moto convettivo è questo. Questa trasmissione del calore, la trasmissione per convezione nella zona convettiva è molto più veloce rispetto alla trasmissione per irraggiamento nella zona radiativa. Quindi praticamente nella zona convettiva il calore si propaga molto più velocemente per convezione, convezione, attenzione, per convezione, mentre nella zona radiativa per irraggiamento. E qui sostanzialmente dice quello che abbiamo visto. Nella zona convettiva, come il termine stesso suggerisce, il calore si propaga per convezione, cioè le masse di gas a temperatura maggiore prossime alla zona radiativa si riscaldano e procedono verso l'interno della zona convettiva, dove si raffreddano e ritornano verso la zona radiativa. Si innesca così un moto convettivo di gas che è responsabile del trasporto dell'energia sotto forma di calore nella zona convettiva. Quindi nella zona convettiva il calore si propaga per convezione e la propagazione del calore è molto più veloce rispetto a quanto non sia la propagazione del calore nella zona radiativa. Io vado veloce, voi chiaramente avete il filmato, lo potete stoppare quando volete, finite di copiare, potete fare quello che volete, ovviamente. Andiamo avanti. Parliamo adesso della fotosfera. Che cos'è la fotosfera? Dalla zona convettiva l'energia arriva in breve tempo ad una zona detta fotosfera. Che cos'è la fotosfera? La fotosfera, in astronomia, col termine fotosfera si intende uno strato sottile del Sole, ma anche delle stelle in genere, da cui proviene la maggior parte della radiazione luminosa. Che significa questo? Allora, se la fotosfera sostanzialmente è la prima parte che noi riusciamo a vedere del Sole, la parte che sta sotto, quello della zona convettiva e quello della zona radiativa, noi non lo vediamo perché al di sotto della fotosfera il Sole risulta opaco. La prima parte luminosa è che emette la sua luminosità e ci fa vedere la sua luce è proprio la fotosfera. Quindi la fotosfera è un sottile strato del Sole, ma anche delle stelle, da cui proviene la maggior parte della radiazione luminosa. Allora, fin tanto che non raggiungiamo la fotosfera, la radiazione luminosa, appunto come abbiamo visto nella zona radiativa e nella zona convettiva, che sono le regioni più interne del Sole, viene assorbita. Quindi noi non vediamo la luce della zona radiativa o la luce della zona convettiva. Noi vediamo la luce della fotosfera. È chiaro? Quindi la luce del sole che noi vediamo è quella emessa dalla fotosfera, perché quella emessa dalla zona radiativa e quella emessa dalla zona convettiva sono già assorbite. Il sole a quel livello è opaco, inizia ad essere trasparente a livello della fotosfera. Andiamo avanti, quindi il primo strato visibile del sole è proprio costituito dalla fotosfera. Che temperatura ha la fotosfera? Bene, potrebbe sembrare strano perché nel nucleo ci sono circa 20 milioni di gradi, però la fotosfera è relativamente fredda. La temperatura della fotosfera è di appena circa 6.000 gradi Kelvin, mentre nel nucleo abbiamo 20 milioni di gradi. Quindi questa fotosfera in realtà non è poi così calda, è proprio una parte fredda del Sole, una parte in cui la temperatura è bassa. La fotosfera ha uno spessore di circa 500 km. Il fatto che la temperatura sia proprio 6.000 gradi caratterizza proprio il colore della luce, che è un bianco, che però, come abbiamo detto all'inizio della diapositiva, questo bianco può diventare giallo perché ci sono degli effetti. La luce praticamente arriva sulla Terra, c'è l'atmosfera, c'è il cielo, quindi viene in qualche modo
come dire, no, non è proprio quella che vediamo, non è la luce reale, ma dà sul giallo perché c'è questo effetto della luce blu del cielo, dell'atmosfera terrestre. Quindi la fotosfera ha una temperatura relativamente bassa, circa 6.000 gradi Kelvin, però è la prima parte, il primo strato del Sole che è a noi visibile. Noi non vediamo la luce della zona convettiva, come abbiamo detto, della zona radiativa, ma noi vediamo la luce della fotosfera. Andiamo avanti. La superficie della fotosfera è disomogenea. Che significa disomogenea? Non è omogenea, in tutti i punti non ha le stesse caratteristiche. Infatti è costituita da granuli brillanti che hanno dimensioni che vanno dai 500 ai 1000 km, circondate da zone oscure. Questo a cosa è dovuto? È dovuto al fatto che gli strati del Sole sottostanti la fotosfera sono rimescolate da correnti convettive, cioè ricordiamoci che sotto la fotosfera c'è la zona convettiva. Quindi questa zona convettiva è caratterizzata da questo continuo circolo di gas che si muove praticamente formando proprio un loop, formando un circuito. Queste zone che vengono rimescolate dalla zona convettiva producono il fatto che ci siano delle parti più dense e delle parti meno dense. Nelle parti più dense abbiamo più luce, nelle parti meno dense abbiamo meno luce. Quindi la superficie della fotosfera non presenta una struttura omogenea, ma presenta una struttura proprio disomogenea, costituita da granuli brillanti e da granuli scuri. Andiamo avanti. E parliamo della cromosfera. Che cos'è la cromosfera? La cromosfera si trova dopo la fotosfera. A differenza della fotosfera, le temperature nella cromosfera risalgono notevolmente. Quindi nella cromosfera iniziamo a parlare di nuovo di temperature di circa milioni di gradi. La cromosfera è una parte dell'atmosfera solare, perché tutta la chiamiamo atmosfera, come la Terra ha un'atmosfera, anche il Sole ha un'atmosfera. La cromosfera costituisce una parte dell'atmosfera solare che si trova tra la fotosfera e la corona. Quindi abbiamo la fotosfera, poi abbiamo la cromosfera, poi abbiamo la corona solare. La cromosfera ha un colore rosso-arancione, è visibile ad occhio nudo solo nelle eclissi, quindi noi la cromosfera non la vediamo. Quando noi guardiamo il sole, quello che vediamo è la fotosfera, che è proprio quella che ci dà la caratteristica luce bianca. La cromosfera di colore rosso-arancione non la vediamo, ma la vediamo soltanto quando c'è l'inizio o la fine di un'eclisse totale di sole, quando la luna copre completamente il sole. La cromosfera è caratterizzata da temperature che vanno ben oltre quelle della fotosfera, perché abbiamo visto che la fotosfera si mantiene sui 6.000 gradi Kelvin, mentre nella cromosfera le temperature hanno delle variazioni molto repentine. Passiamo dai 4.000 gradi Kelvin al confine con la fotosfera fino a circa 1 milione di gradi Kelvin a 3.000 km di altezza, dove si ha appunto l'inizio della corona solare. Quindi dopo la cromosfera abbiamo l'inizio della corona solare. Quindi la cromosfera ha una temperatura molto maggiore rispetto a quella della fotosfera. Subito dopo, quando finisce la fotosfera, inizia la cromosfera, le temperature sono ancora basse, siamo intorno ai 4.000 gradi Kelvin, però poi appena la cromosfera raggiunge la sua altezza di circa 3.000 km e poi inizia la corona solare, lì troviamo anche nella cromosfera delle temperature molto alte, circa 1 milione di gradi Kelvin. Certo, non sono i 20 milioni di gradi Kelvin del nucleo, però sono delle temperature sicuramente molto più alte rispetto a quelle della fotosfera. Andiamo ancora avanti.
una caratteristica della cromosfera è che dalla cromosfera partono delle cosiddette spicule. Queste spicule sono dei getti di materiale che si innalzano nell'atmosfera solare fino ad altezze notevoli, altezze di circa 10.000 chilometri. Cioè queste spicule arrivano ad entrare dentro la corona solare. Andiamo avanti. E infine vediamo la corona solare. La corona solare, qui c'è un'immagine, una fotografia che ci fa vedere praticamente il Sole e la corona solare. Come vedete, la corona solare è una vasta zona che si estende oltre il Sole, che attenzione, anche questa è invisibile ad occhio nudo. Quindi, che cos'è la corona solare? La corona solare è lo strato più esterno dell'atmosfera solare. Si estende per un'altezza notevole, circa 3.000 km sulla fotosfera. Arriva nello spazio interplanetario dove si confonde con il vento solare. Il vento solare non è altro che costituito da particelle, particelle che molto spesso sono ionizzate, sono cariche positivamente o negativamente. Quindi la temperatura anche qui è elevatissima, siamo intorno ai 2 milioni di gradi Kelvin. Siamo intorno ai 2 milioni di gradi Kelvin. La fotosfera, come la corona, come abbiamo detto, non è visibile ad occhio nudo. I gas della corona, che sono sempre idrogeno ed elio, i gas della corona solare, ricordiamoci, il Sole è fatto per un 74% di idrogeno e per un 26% di elio all'incirca. I gas della corona sono altamente ionizzati. Che significa? Che cos'è un ione? Un ione è un atomo a cui togliamo o addizioniamo un elettrone. I gas della corona solare sono dei gas altamente ionizzati, quindi sono degli ioni, quindi se ci sono degli atomi di idrogeno sono degli H+, se ci sono degli atomi di elio sono degli HE++, quindi sono dei gas ionizzati, carichi, degli atomi carichi elettricamente. Una sostanza fatta da gas ionizzati, attenzione. Una sostanza fatta da gas ionizzati prende il nome di plasma. Quindi che cos'è un plasma? Un plasma è una sostanza fatta da gas ionizzati ad elevatissima temperatura. Quindi la corona solare sostanzialmente è un plasma incandescente a temperatura elevatissima. L'ordine di grandezza è sempre quello dei milioni di gradi, fatta da gas ionizzati. Come dicevamo poco fa, la corona solare è invisibile ad occhio nudo perché la luce è mascherata dalla luce molto intensa della fotosfera. Noi, parliamoci chiaro, la maggior parte della luce che vediamo è quella della fotosfera. Lì vediamola. Poi la corona solare non la vediamo se non quando ci sono delle eclissi.